siamo senza acqua all'improvviso, le strade erano tutte allagate, quindi non abbiamo avuto un avviso, abbiamo gli anziani. La rottura è stata improvvisa? Assolutamente, questa è la terza volta in un mese. Mattinata senza acqua per i residenti della zona tra il quartiere San Paolo di Bari e il quartiere Cecilia di Modugno. Nella notte tra mercoledì e giovedì si è verificata una improvvisa rottura di un tronco idrico a servizio dell'abitato. Per consentire i lavori quindi è stato necessario sospendere temporaneamente la normale pressione idrica nelle reti che alimentano la zona e a risentirne sono stati numerosi residenti del quadrilatero coinvolto che per tutta la mattinata hanno fatto la spola verso autobotti messi a disposizione da AQP in via Ancona e via Piemonte. I tecnici di Acquedotto Pugliese hanno lavorato ininterrottamente dalle 2 di notte fino al 1 pomeriggio per ripristinare il tutto nel più breve tempo possibile. La situazione è tornata così alla normalità. AQP ha approfittato dell'interruzione per apportare una miglioria alla rete, anticipando un lavoro già programmato nei prossimi giorni, l'installazione di una idrovalvola, evitando così una ulteriore sospensione del servizio. Da stamattina alle 6, senza acqua. Come vi state organizzando? Beh, io avevo già qualcosa di acqua perché è successo già un'altra volta. E allora stavolta, insomma, siamo stati più coperti, più previdenti, sì. Qua è capitato anche l'altra volta e siamo rimasti lo stesso mezza giornata senza acqua. Come vi state organizzando per questi così. Giorni? Questo. E così. Questo, ora carichiamo, andiamo a casa, svuotiamo e andiamo di nuovo.